Oggi abbiamo presentato qui nel nostro Palazzo Comunale un progetto importante che riguarda sia la città che il territorio del Monferrato, un progetto che vede coinvolte non solo l'ente comunale della nostra città, altri comuni del territorio e tantissime realtà che sono presenti all'interno del Monferrato. Questo progetto ha la voglia e l'intenzione di mettere in campo delle iniziative che possano dare delle risposte e portare delle nuovi modi di vedere alcuni aspetti e che sicuramente possono cercare di migliorare il nostro territorio. Come abbiamo già detto in precedenza, la cosa importante non è solo avere dei progetti, che sicuramente è il primo punto da cui iniziare, ma è riuscire a trasformare questi progetti da idee in realtà. L'obiettivo è quello di cercare, insieme alla collaborazione sempre agli altri enti e alle associazioni del territorio, di riuscire a dare sempre più servizi ai nostri concittadini, sia in città del Monferrato. Io quindi ringrazio tutte le associazioni e gli altri comuni che hanno deciso di aderire, insieme al Comune di Casale, che l'ha fatto in maniera indiretta, collaborando con la cooperativa Vedo Giovane, con cui ha già un rapporto che va avanti degli anni, per portare avanti questa iniziativa. Ci troviamo nell'aula comunale di Casale Monferrato, oggi è il 19 luglio, è stato presentato il progetto Restyle, progetto in cui mi capofila l'associazione Onlus e Forum, assieme alla cooperativa Senape e la cooperativa Vedo Giovane che io rappresento, progetto che si basa sulla partecipazione attiva della cittadinanza, la promozione del volontariato e l'inclusione sociale. Io rappresento il progetto CED. CED vuol dire Centro Educativo Diffuso e da un anno stiamo cercando di costruire la rete per poter portare avanti in partnership con il Comune questo progetto. Che cos'è un CED? È un progetto di comunità educante, un contenitore sociale dove il bisogno della cittadinanza e del mondo giovanile si incontrano per poter costruire insieme delle risposte. Bisogno, risposta al bisogno, dal basso sostanzialmente. Come funziona un CED? È uno spazio che ha la caratteristica di un quartier generale e poi le attività che ne verranno fuori e le attività verranno costruite dalla cittadinanza stessa e dai ragazzi stessi, quindi ci sarà una copartecipazione alla progettazione, non sarà un progetto calato dall'alto, ma sarà un progetto che nasce dal basso, quindi dai quartieri e dai punti di aggregazione spontanea della città. Le attività potranno essere di qualunque genere e chi vorrà proporre qualunque tipo di laboratorio, sto pensando, che ne so, a un'anziana professoressa che magari vorrà mettersi a disposizione per fare un laboratorio compiti o un laboratorio di canottaggio per quanto riguarda l'associazione di canottaggio. Insomma, tutte le entità, tutti gli stakeholder della città potranno partecipare e potranno incontrarsi con il mondo giovanile e proporre delle attività utili a rispondere ai bisogni di questa città e del mondo giovanile di questa città. È fondamentale avere una rete molto ampia, costruire una rete che possa essere oltre che promotrice di laboratori ma anche di partecipazione attiva della cittadinanza, ed è necessario raccogliere tutte le sinergie di cui la Casale tra l'altro è molto ricca, disponibili a spendersi per prendersi cura dei propri giovani. Questo è un progetto che è nato 4 anni fa a Ghemme Novarese, che funziona molto bene, anche se quella è una realtà molto più piccola rispetto a Casale, che è stata vista anche come attore di un premio, un encomio per la cittadinanza attiva di quel comune. E questo progetto stiamo tentando, come Vedo Giovane, di portarlo a Casale Monferrato, speriamo che riesca nel migliore dei modi. Allora, la cooperativa Senape partecipa a questo progetto con diverse attività. Abbiamo tutta questa parte legata ai laboratori del cambiamento, che verranno svolti da Marzia Righetti e Marco Lotti, che già collaborano da noi da parecchio tempo e che sono rivolti a una fascia di adolescenti e adulti con particolari problemi. In modo specifico, una grande fetta di questo progetto verrà rivolto a persone in esecuzione penale esterna, anche perché noi come cooperativa sul territorio di Casale già stiamo facendo accoglienza per persone che escono dal carcere e si trovano senza una rete familiare o amicale di supporto. E al momento abbiamo 6 persone in accoglienza
e questo progetto andrà a integrare un altro progetto sempre della Regione Piemonte che si chiama appunto Riesco e che si occupa di housing, mentre con questo affronteremo più invece una parte di crescita personale e di maturazione, diciamo così, dei rapporti di genitorialità o anche con la propria famiglia d'origine. Un'altra parte di questo progetto è quello della DAI, didattica accogliente e integrata, che viene rivolto ai bambini più piccoli, dai 3 anni fino agli 8 anni, e alle mamme. Ai bambini più piccoli è nato soprattutto pensando ai bambini stranieri che hanno difficoltà nel comprendere la lingua e quindi partirà molto da laboratori di lettura e giochi. E per le mamme, un momento di incontro per le mamme proprio per potersi confrontare con le altre, ma anche per poter conoscere le altre mamme e entrare veramente nella comunità con un ruolo attivo e partecipativo. C'è poi tutta una parte invece più legata alla musica, anche qui rivolta dai bambini più piccoli fino agli adolescenti, che verrà svolta dal laboratorio Le Muse di Casale. E anche qui ci sarà un progetto molto carino che faremo ad agosto presso il comune di Conzano, che vedrà un corso di coro per mamme e bambini. Perché come ci dice Ima Ganora, che è la presidente dell'Associazione Muse, queste mamme hanno bisogno di cantare e di tirar fuori la loro voce. Tutti i progetti si svolgeranno a Casale, a Conzano, a Cellamonte e a Occimiano, proprio perché crediamo che lavorare su tutto il territorio sia molto importante.